E salve a tutti ragazzi, bentrovati dal vostro Alex Flights in questo nuovo video su come catturare Lugia EO in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Allora, questi due Pokémon si prendono a Ciclamare, ovvero il luogo che state vedendo adesso, dopo aver completato l'episodio Delta. Fatto questo, infatti, il primo passo sarà proprio trovare un oggetto che si trova solamente qui, ovvero lo scanner. Un oggetto che si trova nelle profondità di questa nave, anche se non è propriamente visibile. Nonostante questa cosa, ciò non sarà un problema perché vi mostrerò esattamente il luogo dove prenderlo. Una volta fatto sub, infatti, basterà semplicemente seguire il percorso che sto facendo fino ad arrivare praticamente alle più basse profondità della nave. In questo preciso punto, poi, premendo A un po' a caso, alla fine dovremo riuscire a trovare qualcosa di luccicante, ovvero appunto lo scanner. Preso l'oggetto, basterà adesso dirigervi verso Porto Selcevoli, dove dovremo andare a parlare con il capitano Remo, che in cambio di questo nuovo strumento ci darà la campana chiara se abbiamo Rubino Omega per catturare Ho, oppure la campana onda se abbiamo Zaffiro Alpha per Lugia. Ottenuto uno di questi due oggetti, torniamo di nuovo a Ciclamare. In questo luogo, stavolta infatti, se ci torniamo con questi oggetti, potremmo trovare appunto uno dei due uccelli leggendari in base alla versione, come ho detto prima. Io, siccome ho Rubino Omega, come vedete, in cima a questo ponte troverò il portale contenente Ho-Oh. Se avete Zaffiro Alpha, invece, dovrete tornare più o meno dove abbiamo preso lo scanner e qui troverete il portale per Lugia. E con questo vi ho detto tutto quello che c'era da sapere per catturare questi due splendidi Pokémon leggendari. Spero che il video vi sia piaciuto, vi consiglio l'iscrizione per nuovi video. Un saluto a tutti da Alex Flies, ciao!